Eccoci qua, siamo nel ranch di Bill. Ho staccato qui l'ultima volta che ci ho giocato e come stavo dicendo, rispetto all'ultima volta, ho fatto delle cosettine. Innanzitutto ho cambiato il team, quindi c'è Tifa e c'è Red. Perché ho cambiato il team degli attivi? Perché, adesso vi faccio vedere. Claude, Curaudo, Tifa e Red hanno più punti vita e più punti mana degli altri, tranne Barret, che ha più PV. Però Tifa e Red hanno più attacco e più difesa. Quindi, vabbè, diciamo, quella che vorrei chiamare Aerith, ma che in realtà ho cercato la pronuncia giusta e non riesco a dirlo lo stesso. Si chiama tipo Aerith. Ok? Aerith. È impossibile parlare e dire, ah, ma lo sai che Aerith? Cioè, non lo dirò mai giusto, ok? Lei ha pochi PV, ha tanti PM, quindi mana, è un po' debolina per il resto. E insomma, ho pensato di fare questo cambio perché diciamo che Claude e Red sono, cioè, tendono un po' a il tanchino, ok? Non sono propriamente dei tank, però sono, hanno molti PV e hanno un ottimo attacco. Con Barret che comunque è lì vicino. Lei ha un ottimo attacco, ha più attacco di tutti, Tifa. Ha meno PV, non pochi quanto lei, però insomma spero che possano gestire meglio il fight. Poi gli ho già messo, mi sembra, a Red. Vediamo se era così. Sì, ok, gli ho automatizzato l'uso di energia. Perfetto. Poi, siamo a livello 2 dall'ultima volta, i personaggi sono a livello 20, perché ho fatto un po' di mostriciattoli in giro, quindi sono riuscito un attimo a livellare. Ho fatto la trasmutazione della caffeina, mi ha fatto arrivare a livello di trasmutazione 2, e tecnicamente se io provassi a fare tipo antidoto, rimedio della fenice, e boh, pozione nebulizzante, vado a livello 3. Siamo anche saliti di livello, credo. No, ok, solo sulla trasmutazione, va bene. Poi, che altro ho fatto? Mi sono preparato con un po' di oggettini, vabbè, il level up e tutto. Ho notato una cosa che mi chiedevo l'altra volta e non avevo notato perché il menu non è che non sia chiaro, però diciamo che è abbastanza complicato. Quindi avevo bisogno un attimo di navigarmelo off camera per poterci perdere tempo in silenzio e concentrarmi. Però essenzialmente se andiamo su eventi abbiamo cioè tutta la timeline delle varie cose da fare. E oltre la palude è dato come livello 19. Quando noi siamo andati a fare questa missione eravamo sotto, mentre queste erano tutte a livello 17. La prima era il 15, ma vabbè, non dovevamo fare niente. E adesso siamo a livello 20, quindi tecnicamente siamo livellati per il boss, anche se non cambia tantissimo, però dovremmo essere a posto. Ho anche fatto un po' di esplorazione per sbloccare un po' di antenne e fare esperienza. E basta. L'ultima cosa che voglio dirvi, andiamo a vedere insieme una cosetta che ho trovato. E poi proveremo la missione. Perché da questa parte stavo cercando appunto cose da fare veloci per fare esperienza. Però ho trovato una cosa che secondo me è carina da vedere in live. Eccola qui. No, scendi. Perché c'era segnato un punto di interesse di ricerca Moguri. Ok? E peraltro io nell'inventario
Non negli oggetti chiave, nelle valute. Ho queste medaglie Moguri che ho trovato sulle varie antenne. E che si spendono presso dei negozi Moguri. Io penso che sia qui dentro. Quindi andiamo a vedere, perché questa è una casa fungo, stranissima. Mi sembra la casa di Prezzemolo di Gardaland. E dobbiamo esaminarla apparentemente, quindi penso entrare. No, ovviamente aspettato voi per vedere sta cosa. Sembra tutto così strano. Ma che cazzo? Non è assolutamente quello che mi aspettavo. Ok, devo fare una sorta di missione di recupero? I mogurini devono tornare a casa, ma hanno voglia di giocare. Fai in modo che rincasino da soli o chiappali, ricordando di evitare i loro attacchi scherzosi. Ogni volta che subisci un attacco scherzoso, ti compare un pompon sulla testa. E attenzione, se arrivi ad avere tre pompon, il gioco finisce. Che cazzo sta succedendo qua? Devo evitare questi attacchi, quindi. Ok, ma se mi avvicino, come ti... Ok, l'ho acchiappato spingendolo, va bene. Ci sono delle banane in giro, quindi penso di... Cioè, rischio di scivolare. Potresti entrare nel recinto, dato che... Ma no, ma... C'è una capriola al momento giusto, con cerchio per evitare. Ho capito, ma dai, non ero proprio sopra. Questo è stato un po' gratuito. Ok, ne abbiamo presi due. Ah, perché ognuno ha uno scherzo diverso che fa. Figa, sto qua mi lancia degli shuriken di vento, non è mica tanto uno scherzo, è un attacco vero e proprio. Appunto. Bastardo maledetto, finisce che perdo, eh. Ne mancano due. Guarda, mi lancia delle cazzo di granate queste. Sono pazzi. Preso. Ne manca uno. Devo evitare le bombe. Scherzo. Sono delle cazzo di bombe. Non fanno ridere, signor Mogu. Vai che sei dentro, dai che sei dentro. Entra. Preso. Ce l'abbiamo fatta. Riporta i mogurini a casa era l'obiettivo. Non so cosa stia succedendo. Io devo combattere con un serpente gigante, però sto facendo tutto ciò. Ok, puoi riaprire il negozio. Ok, è quello che volevo. Beh, perfetto. Con i mogurini finalmente a casa il negozio può riaprire e mettere a disposizione vari articoli da ottenere cedendo medaglie Moguri. Le medaglie Moguri sono spesso nelle casse che vedi lungo la strada. Quando ce n'è una, non dimenticare di distruggerla. I negozi dei Moguri sono tanti, continua a fare rincasare mogurini dalle varie zone e l'assortimento migliorerà con tante sorprese interessanti. Itere. Rubino, smeraldo, questi si vendono a caro prezzo, tecnicamente. Orecchino vitale. Aumenta il livello massimo della materia vitale. L'arte della spada. Aumenta i piedi Cloud. Aumenta i piedi Tifa.
Sembra che non sia poi tutto sto granché. Io ti compro il manuale. Claude ottiene 10 PE. Scusate, stavo skippando. Pensate di averlo già letto. Grazie, gentilissimo. Fa vedere un po' quanto impatta sta cosa. Ah, adesso, aspetta, adesso Claude è a livello 3 come livello dell'arma. Quindi comprare sta roba mi ha fatto livellare l'arma di Claude. Ma cerchiamo di capire, non assegna materia, ma la prerogativa. No, però non vorrei cambiarlo effettivamente. Ok. Torniamo un attimo al ranch. Voglio provare a vedere una cosa. Puoi salire? Perfetto. Non direi che è stato meglio del serpente tutto ciò. Diciamo che il serpente mi mette un po' d'angoscia perché non so se riesco a sconfiggerlo. Sono due mood diverse, vabbè, però Final Fantasy è anche questo. Allora, tecnicamente qui. Oh, ok, a posto, quindi abbiamo sbloccato ste robette. Solamente questo però ho sbloccato. Infligge danni magici di fuoco con sto PM0 con effetto di fusione, catena rovente. Ok, però prima dovrei sbloccare tipo questo. Ma una robetta un po' più interessante tipo questi. 3% i danni con gli attacchi base. Allora, devo per forza comunque fare questo, se voglio arrivarci. O comunque il ramo dall'altra parte. Poi sì, in realtà io voglio aumentare il danno degli attacchi base del 3%. Che non sembra tantissimo, però è già qualcosa in vista della boss fight. E detto questo, andiamo a affrontare sta palude. Quindi torno qui. Vediamo che succede. Il boss della palude l'altra volta mi è sembrato un muro invalicabile. Siamo riusciti a tirargli giù forse un 30% della vita, non credo più di così. E sinceramente non so quanto un level up come quello che abbiamo fatto cambi tutto. Devo essere anche io abile sicuramente a giocarmela meglio, magari meno schivate, più parate. E ho visto contro l'ultimo boss che abbiamo fatto che la parata perfetta, se riesce, ti assorbe tutti i danni. E sembra essere un po' più conveniente della schivata. Mentre il tizio incappucciato sta ancora qua e nessuno si fa domande su di lui. Cioè, è incredibile sta cosa, non capisco. È davvero sospetto questo tizio, però boh, non interessa, pare. Però, ragazzi, prendiamoci un momento per notare la bellezza di Red, un cane che sta cavalcando un ciocobo. Con tutta sta coda ritta, infuocata, guai a metterla in acqua, chiaramente.
Una scena davvero delirante. E sì, poi tutto ingobbito, non sembra neanche stare particolarmente comodo. Tra l'altro è seduto sulla sella, ma i cani non hanno i glutei, cioè quindi non dovrei, non credo sia molto comodo. Immaginatevi i doppiatori che doppiano questa scena e fanno solo versi tutti insieme. Eccolo il bastardone, ce la faremo? Bene. Ho già preso il primo attacco dritto in faccia. Sono contento di sta cosa. Parato, ma mi ha tolto comunque 185. Non era la parata perfetta, purtroppo. Non è semplice. Colpo d'ace. Conviene aspettare un attimo. Anzi, fai così. No, non ti fa sbagliato. Così, 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 così. Pozione su te stesso. Vai. È difficilissimo capire quando ti attacca. È un bel casino. Ho sbagliato anche oggetto. Molto bene. Ma io sto sbagliando tasto per la parata, vero? No, è giusto. Che parata e azioni sinergiche hanno lo stesso tasto per qualche ragione. Bene, bene. Ci siamo arrivati meglio a questo punto stavolta, mettiamola così. L'ultima volta sono arrivato a sto punto e eravamo tutti rotti. Adesso è un po' rotto Claude, Curaudo, ma gli altri pare di no. Ok, easy. Basta, hai fatto? E io qua continuo a spararmi. Oppure mi tiro un'energia, qualcosa. Fagli un crio. Mentre Tifa, che non lo stai facendo tu, tiragli un crio. Proviamo. È vulnerabile al ghiaccio, ok. Non la ricordavo la sua debolezza, ma l'abbiamo ritrovata. Bene. E mentre vedo che Red mi ha curato in automatico. Bene. Non è il momento. Dov'è andato? Ecco. Attenti ai piedi. Mi ha detto un po' troppo tardi, mi sa. Ah, ma Cloud è stato mangiato. Gli è in bocca. Ma che? E come si fa qua? Ma come è fuori squadra? Ma ha mangiato Cloud. Claude, Curaudo! L'ha mandato giù, non c'è più! Aiuto! E come faccio? Vai ancora di Crio. Ok, ecco, mi ha sputato. Bene. Questa cosa non me l'aspettavo. È stato brutto, non farlo più, ti prego. No, niente, cioè, pensare di riuscire a
A schivarlo è impossibile. Finale unito? Proviamo? Vai. Tipo. Più bella che utile questa cosa che abbiamo fatto. Rio. E siamo messi un po' di merda. Tifa, curala. Comunque fa degli attacchi imprevedibili. Però è quasi in tensione. Quindi proviamo a insistere. Non farmi adesso l'attacco speciale. Ti stavo attaccando io. Santo cielo. Madonna. Ma niente, prenditi le hit, sti cazzi. Vai di Crio. Dai, che quasi stordito. Stremalo. Oh, finalmente. Abilità limite. Dai, che forse stavolta ce la facciamo. Godo tantissimo. Dai, che lo spacchi, dai, che lo spacchi. Yes. Mutilazione scatola cornea. Se n'è andato? È scappato. Non è finita. Non è finita. Merda. Ma si è ancora rapito. Ma lascialo stare, ma dove lo porti mo? Sott'acqua è andato. Ma non c'è neanche un fondale così profondo qui. Siamo tipo in un'altra dimensione. Dove cazzo ti ha portato? Alla Madonna. Sephiroth. Ah, se adesso Sephiroth lo aiuta, sicuramente ha una visione. In realtà sta facendo tutto da solo, non si rende conto. Ok, non ne sono così convinto, però. Brutta questa. Mamma mia. Ah, ma mi stai dicendo che questo... Cioè, il fiume è davvero così profondo? Ma è 10 metri più lì eravamo in piedi sul fondale. セフィロスは強いな。 Ora la palude si può attraversare a nuoto. Beh, immaginate ogni volta dove fa sta cosa. Bene, sì, comunque col level up effettivamente siamo passati da senza speranze a fatto il primo colpo.
Non avrei mai pensato che così pochi livelli facessero tutta sta differenza, però effettivamente. Cammino nero, vero inizio, trofeo guadagnato. Sephiroth ga iru no ka? Wakaranai. Miniera di Mithril. Ika ni mo. Zako wa tekitou ni ashirau. Fukaoi wa kinmotsu da. Zako nante inai yo. Watashi ni wa zenbu kyouteki. Watashi mo. Oremoda, Cloud, nanto castigri. Ma va a cagare, Barret. Mi senta, no? Gokujo to futsu no aida kurai? Nan no hanashi? Momi. Momi? Massaggi? Che? Cosa? Ikuzo. Kakuji chuui shite kure. Boku wa motomoto. Mi vuole fare un massaggino? Va volentieri, guarda. Oaira, Mithril wa wakaru ka? うん、聞いたことはあるかな。とても硬い。そして美しい。2人とも正解だ。しかもとんでもなく貴重だった。ここ以外で取れたって話は聞いたことがねえ。俺は昔鉱山で働いてたからよ。この業界はチートばかり詳しいぜ。じゃあミスリル探す？あんまりおすすめじゃねえな。 神奈の技術で似たようなものを作れるようになったんだ。とてつもなく硬くてキラキラしたものよ。マテリア生成の応用だろうな。へえ、そうなんだ。多分。OK. Ecco il nostro checkpoint. Non dobbiamo acquistare niente, però chiaramente il riposino direi di farlo. Carrello di da miniera? Ah sì, ecco, c'è un altro lì pieno. Ma sembra tipo un'esposizione a mo' di museo, tutta sta roba. Ma anche perché ci sono delle placche, effettivamente, con delle scritte. Quindi penso che sia quasi turistica sta zona. Ma... Vabbè, morto, rip. Non penso proprio che saranno salvi. Cioè, volete andare a salvarli? La povera Tifa. Arigato. Barret qui un po' maschilista. Quindi loro se ne vanno per i cazzi loro e noi andiamo avanti. Claude, poverino, ti lasciano sempre in mezzo alle ragazze. Devi proprio sentirti uno straccio, eh. Ma aspetta, posso spostarlo? Se lo buttiamo giù? No, eh. Ora si combatterà. Direi di sì. Ah,
Allora, questo mostro si chiama Tossicobra. Avevo letto Tossicobro. Invece è Tossicobra. Bel nome, bello. Molto azzeccato. Cos'è? Un oggetto base o qualcosa di più fico? Materia evolutiva. Attenzione, vediamo se ci serve. Sembrava essere più brillante del solito. Non so se è stato un caso. PA ottenuti dalla materia associata. Più 100%. Ok, quindi aiuta ad evolvere una materia. Non saprei proprio dove metterlo. Potremmo... E analisi non lo uso mai, dovrei, ma non lo uso mai. Forse provare a potenziare la vitale non sarebbe una cosa brutta. Non so se così sono linkate, però non ne sono certo per niente. Queste due sono linkate, ad esempio, ma... Queste non sono linkate. Qui sarebbero linkate. Allora gliela mettiamo a lei, dai. Dov'è? Qui. Tua. Così. Serve a qualcosa almeno. Parazzo. E allora beccati questo. Un paio di guanti di... Ho letto un paio di guanti di sifilide. Ma che cazzo dico, ma Final Fantasy, ma la smettiamo con queste cose? No, un paio di guanti di Silfid. Sicuramente non sono di sifilide, quindi Tifa puoi stare tranquilla, eh? Perché già Tifa, tifo, comunque già di malattie, più o meno. I suoi hanno più danno, permettono di sferrare i colpi tanto veloci e da fendere l'aria. Sono più veloci, forse. In realtà perdi due punti di attacco per la magia, io farei anche a meno. Magari uno li vuole usare per modificargli leggermente la build, però non è il nostro caso, dai. In questo momento sembro fortissimo, ma ho solamente spammato quadrato. Ci tengo a sottolinearlo. Comunque è un gioco che ti fa sembrare di che stai facendo un sacco di cose, ma per lo più spammo un tasto. Ah, peraltro una cosa che avevo notato, che non ho fatto notare prima, è che se noi andiamo qui, vedete che ci sono dei comandi rapidi dei personaggi, tipo colpo audace L1 quadrato.
Ok, adesso non me lo fa. Però tecnicamente sono le abilità che quando metto in pausa seleziono, le puoi fare così. Adesso magari ci provo. Posso per far vedere. Ecco. Quindi uno se vuole si impara i comandi e non deve per forza entrare qui. Che cazzo, ma smetti di farti catturare, Cloud, ma santo cielo. Potrebbe essere carino impararseli un attimo e sfruttarli in questo modo, eh. Però anche ogni tanto mettere in pausa ha il suo perché. Cioè ti permette un attimo di ragionare sulle tattiche. Non è un action, quindi è un gioco di ruolo, nasce come gioco di ruolo, quindi a turni, peraltro. Quindi ha senso anche fare così. Però magari un L1 quadrato ogni tanto lo spariamo. Piuttosto che spammare X per selezionarla. L'obiettivo è 700 metri e passa. Non ci arriviamo più. Vediamo se è possibile prendere la chest skippando il mostro. Volendo sì. Però vabbè, dai. Ok, lui su minimappa sembrava che ci fosse qualche segreto e invece no. Ostacoli da superare, evento principale. Vabbè, devo solo spingere il carrello. Devo tirare il carrello? Che devo fare? Ah sì. Era più divertente spingerlo, fare magari... farlo cadere, fare un disastro. No, invece devo tirarlo. Sta cosa mezza puzzle di spostare gli oggetti è davvero lenta. Non è che sia proprio il massimo. Siamo nelle grotte di Frassassi, è incredibile. Cosa c'è lassù? Ok, l'uscita, giusto. Ci sta. Senti, Eris, ma... massaggino di cui parlavamo prima? Non ti sembra un buon momento? Tifa ci può guardare intanto, non è un problema per me. No, si è girata, mi sa che non vuole. E niente. Io ci scherzo, ma... Mi sono beccato uno spoiler. E non so se dirvi, è una cosa non di trama. Diciamo che ci sarà a un certo punto una parte di fanservice pesantissimo. E mettiamola così, è un gioco giapponese, no? È fortemente ispirato dal... Che devo fare? Parkour? Ok. È fortemente ispirato dalle loro usanze nel fare le cose. Cosa succede di solito negli anime quando... Ma scusa, io devo far parkour? Come cazzo faccio a fare parkour qui? Non
mi sembra che si possa. Il montacarichi è rotto. Grazie al cazzo, però che devo fare? Vabbè, dicevo, diciamo negli anime quelli ricchi di waifu di solito c'è sempre un certo particolare episodio, mettiamola così. C'è sempre quell'episodio lì, filler. Larry, l'hai detto tu. Non so cosa vuole che faccia il gioco. Là dietro non mi fai passare, immagino. No. Sì, c'è effettivamente lì un quadratino, quindi che devo andare lì è palese, però non capisco come io debba fare questo parkour. Loro mi guardano super confuse, ma se non sono impazzito avevo letto che devo semplicemente fare il cerchio, che è il comando per il parkour, no? Questo è rotto. Allora. Scalate. Non è questo il caso? Neanche questo. Con cerchio realizzi un parkour acrobatico, capriole, salti o altre azioni automatiche in base al luogo, la direzione dello spostamento e lo stato d'animo. E questo devo fare. E tipo corro e premo cerchio. Fa solo le rotolate, sto pirla. Parkour. Ma qui? Ma in che modo? Ma in che senso devo fare parkour qui? Capisco. Che cazzo serve? Ah, aspetta, ma che parkour? Ma che parkour è parkour? Ma l'ho anche visto il carrello prima, poi ho letto parkour, non ci ho più pensato. Cioè, giusto parkour, però prima devo fare sta roba. E pensavo che mi stesse dicendo che dovevo... Cioè, che poteva aggrapparsi alle sbarre, che ci fosse un'interazione che saltava, no? Va bene, l'importante è esserci. Ah, sono due sto giro. Sbagliato tasto, molto bene. Pozionati. Non
Io le sto provando le parate, ma però, cioè, ne entra una, vengo colpito dall'altra. Fagli un lampo infuocato. Via. E mi curo subito. Di qua. Siamo praticamente arrivati bene. Quella che dovrebbe essere l'uscita. Poi dobbiamo recuperare i nostri soci. Eccoci. Sì, però non è l'uscita, è un checkpoint questo. No, è tornato il pelatone. ま、そんなところだ。嬉しい。それであいつどうします?先輩、あのですね、私正直納得してないんですけど、あの黒マントを追跡して何か意味あるんですか? 上からの命令だ。ロデ。うわ、仕事人間登場。でもあいつもう助かりませんよ。ま、non è spacciato, aiutatelo。Che cazzo。ひどい。誰だ?Tifa。 Ormai. Avalanche. Proprio così. Ilina, ok, Elena, va bene. Elena e Rude. Deno-senpai no rusu wa watashi ga mamoru. 新人といえどもタークスだ。舐めるなよっと。 Ok. Boss fight. Più o meno. Sai che non scherzano questi, eh? Ok, schivato dopo. Merda. Vorrei decidermi su uno dei due e affrontare lui e basta, o lei. Beh, è difficile, si continuano a scambiare. Tirati una gran pozione così siamo a posto. Okay, questi attacchi non posso pararli. Bisogna ricordarselo, visuale per piacere. Ma che sta facendo quella là? Sta lanciando granate. Non posso neanche colpirla mentre lo fa. Sembra un po' ingiusto, eh? Cloud? Ce la fai? E niente. Tifa. Tallonata.
E tu fai... Aspir. Che gli rubi un po' di punti. Buttala di sotto. Merda. Non voglio prendermi sti colpi, quindi aspetto e sto lontano. Tipo, anche tu dovresti, però fai come vuoi, nel senso. Ecco. Ma mi ero allontanato appositamente, ma santo cielo. Non è giusto. Niente, se avessi schivato, ho parato un colpo, cioè fosse uno, santo cielo. Oh, bene. Finalmente. Direi di concentrarci su... sulla signorina Elena qui. Abilità sinergiche? No. Pozione. Proprio lei quasi è andata. Stremata, easy. Ora. Abilità sinergica, vai! E interrompiamo anche l'attacco almeno. Ma si gode tantissimo. Attacco limite. Anzi, abilità limite. Vabbè, ormai questa è vinta, è più che vinta. Stremato. Fine, finita. Easy. Ora fuggiranno sicuramente. Ma no, ma perché? Perché ce l'avete con sti poracci? Ma che vuol dire? お前たちは賞金が変わった。お前たちは賞金取りだが、今後我々の邪魔をしなければ見逃してやる。俺からやらすぞり。エアリスをよろしくな。うん、わべ、 sì. Che tamarrata. E ovviamente loro scappano. Mi piace che vanno tutti fighi mentre fuggono dopo che gli ho dato il cazzo terribilmente.
Fanno tutti i frignetti. Come dire, ve l'ho fatta, ma... quando mai? Ci siamo divisi ancora, quindi. Quindi ora siamo con loro? No. Barrett, mi spiace, però non sono proprio contentissimo. Va bene. Con Barrett usa l'arma da fuoco utile per combattere, ma anche per distruggere rocce ed ostacoli. Collare rivoltoso. Allora, collare rivoltoso, cioè i collari in generale, sono le armi di Red. Se gli abbassa il mana, gli aumenta però un bel po' la potenza. Quindi ti direi che te la colli. Fico. So quanto sia utile, ma fico. Sali. Non possiamo ingaggiarli così? Ora sì. Sì, ma non li tolgo un cazzo con lui. Non li tolgo niente in generale a questi. Vai. Sono resistentissimi. Certo che mi fai prendere Barrett e poi mi metti dei mostri resistenti ai proiettili. È anche un po' stronzo. Ok, in realtà una volta stremato era easy. Va bene, andiamo. Non mi piace molto combattere con lui, però mi sa che farò qualche skip. Certo, non siamo costretti a combattere tutti i mostri, quindi possiamo benissimo correre e skipparli. Anche perché sono curioso di vedere cosa c'è oltre la grotta, cioè come hanno reso le zone oltre. Non so quanto manchi, non mi ricordo minimamente, però prima della fine della live avevo piacere. Cazzo, però Barrett che fa sta scalata con un braccio solo, tanta roba.
Ma GG. Spacchiamo tutto? No, non in realtà non credo servisse, ma va bene. Che c'è di qua? Ok, un po' di oggetti utili per crafting, vendita e cose varie. Però io da che parte devo andare esattamente? L'uscita non si sa dov'è. Di qua? Lì sopra devo andare? In qualche modo? Ok, qua no. Io penso di dover andare lì, ma come ci arrivo? Devo forse scalare un altro punto? Da qui sotto non credo ci si possa spostare. Qui a destra non c'è niente, no? Oddio, sì, c'è una piccola zona lì sotto, ma non penso ci sia altro. Vediamo. Sono tutti oggetti, no? Allora, mi hanno detto loro che dobbiamo salire all'inizio, quindi non penso che sia tipo una mega trollata e non dobbiamo salire più. Solo che come ci arrivo lì? Peraltro ho appena notato che peggio di Barret, che scala con un braccio solo, che deve essere una fatica incredibile, c'è Red che è un cane e sta scalando non si sa con quale grazia divina. Parkour? Cosa vuoi che io faccia? Gioco, ti prego, sii un po' più chiaro in queste cose. Da spaccare c'è solo questo che rimane. Qui dice parkour per scendere. Sì. Ah, di qua. Sì, vabbè, ma cioè, come facevo a vedere sta roba? Ma che poi all'inizio del gioco mi mettevi i salti con la vernice gialla per farmi capire. E poi qua mi fai una roba così nascosta. Quindi diciamo che forse quello era per tutorial più che altro. Era impossibile vederlo. Skippa, skippa, skippa. No, non hai visto nessun mostro, vai. No, nope, nope, nope. Questa mi sa di uscita.
Ho capito. Devo portarlo lì e farci parkour? Poi lo porto indietro, switcho la leva. Una roba così. Eccolo. Perché non puoi saltarci direttamente, dai? Ok, era così. Quindi torniamo indietro. Tira. E ci siamo. Allora, vediamo ancora quanto dura, dato che è mezzanotte. Dovrei staccare. Sarebbe ora. Cioè, nessuno mi obbliga, però. È l'orario. Non so quanto duri ancora la grotta. Avrei voluto finirla. No, no. Mi ha visto. Mi ha visto. Niente, Barrett. Tocca farlo. Schiva, schiva, schiva. Cioè, mentre faccio l'abilità non posso parare in alcun modo, però. Un po' inculata. Bene, allora, come si sale qui? Non si sale, passiamo qua e guarda dove sono gli altri. Li abbiamo presi. Ci hanno atteso. Mi piace che salutano Barrett, giustamente. Red non se lo cagano mai perché è un cane, è solo un cane, quindi non se lo caga nessuno. Poverino. Dai, spariamo al coso? No? Ah, pensavo di sì. Ma scusa, che modo è di far scendere una scala? Spararci sopra? Perché? Bisognerebbe riuscire a smuoverlo in qualche modo. Grazie la minchia. Grazie, Red. Non ci fossi tu, d'altronde. Dai, scendi giù, va. Di qua. Mi piace poi le cose ovvie. Subito. Bisognerebbe smuoverlo. Quando prima eravamo incastrati e non si capiva dove andare. Silenzio tombale. I serpentelli che non ci interessa una sega.
E invece ci interessa, sì, una sega perché tocca passare di qua. Sono in mezzo alle balle. Bene, apriamo. Allora io penso che dopo sto puzzle ci sia l'uscita. Se così non è, valutiamo di quittarla qua, eh. Beh, molto divertente. Mi sono proprio divertito un botto a spostare sto carrello lentissimo senza modo neanche di spingerlo, non so. Ok, per smuovere quel container devo lanciargli il carrello addosso? Mi stai dicendo questo? Sì, decisamente. E poi che cazzo l'ha fatto sto ponte così? Cioè, chi è il genio che ha creato un ponte attivabile in questo modo? Perché? Perché farlo così? Non ha senso strutturalmente. Vabbè, Final Fantasy, fantasia, giustamente. Perché ci proviamo? Vai, tira la leva! Su! Materia galvanica? Materia galvanica? Ce l'ha lui, mi sembra. No. Neanche tu. Però potresti averla. Ah, c'era proprio Barrett. Sì, beh, in realtà non è niente di speciale. Che cos'è? Oh merda. Cioè dobbiamo combattere un golem di roccio sparandogli? Che ci pensa papà a mettere a letto, mamma mia. Davvero pessimo. Golem di Mithril. Aia. E forse è meno difficile del previsto. Magari se non ci facciamo colpire ogni singola volta.
Non vedo niente, comunque. Anche questo va detto. Posizionati. E via la testa. Ok, piuttosto del previsto, gli ho solo spaccato la testa, ma è lunga. La madonna, 733. Io sto provando anche a pararmi comunque. Niente, non c'è modo. Schivali a sto punto. Schiva. Niente, ma mi prende a prescindere. Allora dillo che devo morire per forza. Oh, godo. Tu dovresti avere le magie di cura. Usamene una addosso. Niente, non c'è verso, ragazzi. Ma come fuori? Ma ho schivato tutto il tempo! Ma che vuol dire? Ti prego! Ragazzi, ho solo schivato per evitare l'attacco. Mi ha dovuto colpire a prescindere. Vabbè. Dai, Barrett. Sì, Barrett, sei appena tornato. Dai, per piacere. Mamma mia, come la vedo male. Come la vedo male. Mega pozione, vai. Meglio del previsto, ti dirò. Ma che cazzo è diventato? È peggio! Ma no, pugno impalante, no! Vai, abilità limite. Dove cazzo colpisco mo sto qui? Braccio? Testa? Buh. Braccio. Mamma mia. Siamo fottuti. Sì, ma non lo tirerò giù mai sto braccio, è inutile colpire qua. E addio di nuovo. Vabbè. Niente.
Cioè abbiamo incontrato un altro bello ostacolo qui. Beh, certo che io ho sviluppato i miei personaggi in un certo modo. Poi mi fai usare Barrett per forza. Un po' un'inculata, eh. Io la tento fino all'ultimo, ma... sì, va bene. Laser dorsale. Perfetto. Madonna, ragazzi, è impossibile schivare questo gioco. È impossibile. È abilità limite, falla, ma tanto... Cioè, è buono che hai recuperato vita. Vai. Siamo ancora in gara, in qualche modo, ma siamo ancora in gara. Mamma mia. Beh, è quasi stannato lui. Mi mancava pochissimo. Proviamolo. Ma a che è servita sta cosa, scusami? Allora, magie, energia, barre. Recupero pochissimo questa roba. Vai di pozione. Ah, mi ha aggiunto una barretta in più per gli attacchi speciali, l'abilità sinergica. Pozione nebulizzante. Era meglio usarla, però vabbè, troppo tardi. Niente. Ragazzi, boh, cosa vi devo dire? Adesso voglio controllare il livello richiesto. Io ho skippato un po' di nemici, però, cioè, non è che penso che sarebbe cambiata la vita, no? Non me lo dice neanche il livello richiesto qui. Vabbè, questa è la mappa, infatti. Eventi. Tornando dagli altri. Livello 19! Ma com'è possibile? Sì, dovrei andare di debolezze e basta. Il fatto che... Materia analitica su di loro non ce l'ho. Ho Fulgor qui. Dovrei spostare tutte le materie appositamente, praticamente. Non so, neanche andando così male all'inizio. Forse devo semplicemente puntare a colpirlo in un altro punto. Però vabbè, ragazzi, adesso non lo rifaccio, direi che ci fermiamo qui. Dovremmo essere a livello giusto, vediamo. Peccato, volevo uscire dalla grotta. E invece Red, mi sa che marciremo qui dentro. E ragazzi, nulla, io vi saluto, che si è fatta una certa. Ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima live. Grazie a tutti di aver seguito. A domani.